Irene, il gruppo Irene ha deciso di costituire una società che si occupi esclusivamente di efficienza energetica, si chiama Irene Rinnovabili Smart Solutions e offre a pubblica amministrazione, condomini e imprese, oltre che anche a enti no profit, soluzioni di efficienza energetica su diverse linee di servizio. Parliamo di consulenza, parliamo di monitoraggio e gestione dei big data, parliamo di relamping, parliamo di illuminazione pubblica e semaforica, luci d'artista, global service sulle pubbliche amministrazioni e sui privati, piuttosto che gestione calore, cogenerazione e comunque tutti quegli interventi per cui Irene vuole proporsi come interlocutore unico nei confronti del proprio cliente per condurlo, guidarlo, consigliarlo appunto in un percorso di efficientamento energetico. Noi partiamo principalmente dalla consulenza. Il nostro obiettivo è affiancare il cliente per porci come gli esperti di efficienza energetica in modo da permettere al cliente stesso di concentrarsi su quello che è il suo core business. Se è un condominio, aiutare l'amministratore a concentrarsi sulla sua gestione del condominio e affiancarlo nella scelta, per esempio, delle migliori tecnologie per efficientare l'edificio che gestisce. Se è la pubblica amministrazione che è concentrata sul tema specifico a cui si rivolge, affiancarla, accompagnarla nella consulenza, ma poi anche attuazione, applicazione di tutti poi gli interventi di efficientamento energetico che sono necessari per arrivare ai propri obiettivi di efficientamento stesso. Stessa cosa per l'impresa. Se un'impresa è specializzata in un particolare ciclo produttivo, supponiamo un'impresa che fa scarpe, è chiaro che l'imprenditore è molto preparato su qual è il miglior cuoio da acquistare, le migliori macchine, ma il nostro obiettivo è quello di accompagnarlo nel scegliere quali sono le misure di efficientamento più opportune per lui, confrontandoci anche con i suoi obiettivi strategici, perché quello che va bene oggi potrebbe non essere adeguato per la dimensione che vuole acquisire negli anni successivi.